Questo video è stato prodotto da Alessandro Armstrong Sganga, Chiara Concetti e Tommaso Corvisiero. Dambor incollò i sei occhi alle lenti del cosmoscopio. Aveva i tentacoli del naso d'un bel colore arancio vivo per la paura. E mentre dettava il rapporto al tecnico che stava dietro di lui, le antenne ronzavano rauche. «Eccola!» gridò. La macchia che si vede nell'etere può essere soltanto una flotta proveniente da oltre il continuum spazio-temporale a noi noto. Non si è mai visto niente di simile. Deve essere il nemico. Date l'allarme alla Camera di Commercio Intergalattica. Non c'è un istante da perdere. A questa velocità ci saranno addosso in meno di 6 secoli. Agni deve far entrare in azione la flotta, ammesso che ne abbia la possibilità. Io alzai gli occhi dall'ebdomadario di Chicago, con cui mi ero consolato durante i periodi di inattività della pattuglia supergalattica. Il giovane e bel vegetale con cui avevo diviso il mio rancio di crema di vermi fin dalla più tenera età e con cui ero stato buttato fuori da tutte le bettole della città infradimensionale di Castoria, aveva un'espressione preoccupatissima sulla faccia color lavanda. Diede l'allarme. Saltammo sulle biciclette spaziali e ci dirigemmo a tutta birra verso il pianeta esterno su cui il Consiglio teneva seduta. Nella sala del Gran Consiglio, che misurava almeno 9 metri quadrati e aveva un soffitto altissimo, erano riuniti i delegati delle 37 galassie dell'universo prossimo. Ohlstoff, presidente del Consiglio e rappresentante del Soviet e degli stilisti, alzò il muso privo d'occhi con solennità e si preparò ad arringare la grande folla che costituiva l'assemblea. Ohlstoff era un protozoo ipersviluppato di Novgas e quando parlava emetteva ondate di caldo oppure di freddo. Signori, Trasmise. Terribile pericolo ci sovrasta. Ritengo di doverlo portare alla vostra attenzione. I rappresentanti applaudirono freneticamente. E il pubblico interplanetario fu percorso da un'ondata di eccitazione. Quelli che non avevano mani battevano i tentacoli. Ohlstoff continuò. Agni, striscio sulla pedana. Seguì un silenzio echeggiante durante il quale si udì dall'altissima sommità della piattaforma una specie di incoraggiamento. Agni, l'eroe dal pelo giallo che in tante occasioni aveva comandato i nostri eserciti, salì sul pulpito che torreggiava a parecchi centimetri dal pavimento. Amici, Cominciò sfregando eloquentemente gli arti posteriori. queste pareti, queste colonne preziose non dovranno piangermi. A questo punto uno dei suoi vari parenti applaudì. Benissimo, ricorda la volta. Ohlstoff l'interruppe. Agni! Hai trattenuto i miei pensieri e i miei ordini. Va e vinci in nome della vecchia cara intergalattica. 2 capoversi dopo ci trovammo in volo, oltre una miriade di stelle, verso una macchia dall'aspetto vago, lunga 1 milione d'anni luce, che indicava la presenza dell'odiato nemico che non avevamo ancora visto. Non sapevamo quali mostri dall'aspetto orribile e grottesco pullulassero fra le lune dell'infinito, ma nel chiarore che continuava ad aumentare fino a invadere tutto il cielo, c'era un senso di spietata minaccia. Di lì a poco riuscimmo a distinguere nella macchia nebulosa oggetti separati e davanti alla moltitudine dei miei sensori visivi colpiti dall'orrore si parò un'interminabile schiera di navi spaziali a forma di forbice, fatte di un materiale del tutto sconosciuto. Poi un suono terrificante venne dall'orda nemica. Era un evviva, un urlo di sfida. Quando le mie antenne sollevate captarono la minaccia dello scontro imminente, della mostruosa invasione contro il nostro magnifico sistema, portata da sconosciuti abissi esterni, fui percorso da un fremito di ribellione. A sentire quel peana, simile al suono di una macchina per cucire arrugginita, anche Acni alzò il grugno in atto di sfida e trasmise un ordine decisivo ai comandanti della flotta. Le nostre astronavi si schierarono velocemente in formazione da combattimento, lasciandone 100 o 200 a molti anni luce dalla linea principale.